Credo che sia stata una giornata importante con la presenza di tanti rappresentanti delle istituzioni e soprattutto io ringrazio le relatrici che mi hanno preceduto, con le quali, con alcune di loro abbiamo contatti continui, per esempio con la Presidente della Commissione, Valeria Valente, con cui anche ieri ci siamo sentiti, con cui domani saremo insieme al Senato. Certamente quello che emerge è che il problema è un problema sociale, perché quello che abbiamo visto in questi mesi, con un numero elevatissimo purtroppo di morti violenti, sempre a mano, ad opera di uomini, compagni, mariti, che tante volte, purtroppo, come anche uno degli ultimi casi, si sono rivalsi anche su bambini, su figli, perché è un modo per dire alla donna che è tutto di sua proprietà. Allora, tutto quello che è avvenuto in questi mesi ha fatto sì che si sentisse l'urgenza di procedere anche con delle norme nuove da poter portare avanti in sinergia anche con le altre amministrazioni che sono interessate, tant'è che stiamo lavorando insieme alle ministre Cartabia, Bonetti, Gelmini e noi in particolare con il Ministero dell'Interno abbiamo predisposto un pacchetto di norme e io spero davvero che la prossima settimana possa andare in Consiglio dei Ministri. Dobbiamo rincontrarci e chiudere un po' quel pacchetto di norme. Certamente, anche da quello che emergeva poco fa, l'esigenza che di una modifica delle pene edittali, del minimo edittale, per poter poi procedere con strumenti di prevenzione più efficace, ma anche prevedere tra le misure, quale violenza domestica, inserire anche altre tipologie, tipo violenza, aggressioni, che ci consente in modo da consentire un intervento più tempestivo e più efficace. Però certo è che quello che dobbiamo pensare è che tutte le norme certamente aiuteranno a far sì che diminuisca. Quando io leggo prima, leggevo il titolo del convegno per l'eliminazione dei reati di violenza sulle donne. Sarebbe una scommessa, perché l'eliminazione vorrebbe dire che la società che deve cambiare, perché soprattutto occorrono degli interventi in via preventiva, certamente, è stato detto da tutti, e certamente vorrei anche dire che non si può tutto addebitare alla magistratura, questo sicuramente perché è un'attività che ha vari stadi. Nella fase iniziale, nella prevenzione, secondo me, è là il punto forte, ma soprattutto la prevenzione anche come formazione nelle scuole, nelle famiglie, nella società civile. Cioè, non diamo sempre la responsabilità a chi arriva quando viene chiamato, o se viene chiamato, e parlo delle forze di polizia, poi i magistrati, quando poi si trovano che devono dare le misure, prevedere le misure necessarie. Occorre anche una formazione di chi è prima di questa fase, di chi arriva prima, e quindi questo è importantissimo. E poi le misure vengono dopo, anche il braccialetto elettronico.
Certamente occorre prevedere come dicevamo prima, inserire tra i reati di violenza domestica anche le aggressioni, che poi ci consentono poi tutta una serie di misure a scendere. Quindi direi che per quanto riguarda la Polizia di Stato, io ringrazio anche il prefetto Messina che ha organizzato questo importante incontro, così come ringrazio tutti i partecipanti all'incontro. Però, ripeto, io penso che la Polizia di Stato da parte sua ha adottato tante iniziative, perché se noi consideriamo anche, l'abbiamo lanciata l'anno scorso, EUPOL, e EUPOL proprio in un momento in cui di pandemia, quando tante volte le violenze si sono scatenate nei nostri appartamenti, perché il fatto di stare chiusi in casa ha fatto sì che ci fosse l'esigenza davvero da parte di donne, da parte di vittime di abusi, anche di poter intervenire con un semplice clic. Ecco, EUPOL è uno strumento che la polizia ha messo a disposizione di potenziali vittime che, trovandosi a casa con diciamo una persona violenta, hanno potuto farsi riconoscere tramite il sistema di georeferenziazione dal posto di polizia più vicino, che è potuto così intervenire. E la stessa cosa vorrei dire per quanto riguarda il protocollo Zeus, che praticamente va, ecco, proprio nella come formare colui che è, diciamo, il violento, come cercare di aiutarlo ad uscire da questa spirale di violenza. Questo sistema di formazione io l'ho visto anche per altri casi, per esempio per il bullismo anche nelle scuole. E allora ci sono un centro antibullismo nazionale che io ho parlato, sono andata a vederlo a Milano. E devo dire che coloro che sono i bulli poi diventano coloro che si formano, e loro stessi aiutano i loro, diciamo, coloro che vengono dopo di loro per aiutarli a uscire da una spirale di violenza. Quindi coloro che erano violenti aiutano gli altri, e questo secondo me è importante. Ecco, quando si arriva in una fase di questa, e quindi parliamo della formazione dei violenti perché debbano uscire da questa spirale, allora vuol dire che è un'occasione da non lasciar perdere, perché come ci diceva il procuratore poco fa quando ci leggeva quella lettera, cosa diceva? Diceva probabilmente non sarebbero successi tanti fatti così terribili se noi avessimo compreso prima quello che era il nostro atteggiamento sbagliato nei confronti dei rapporti personali, nei confronti dei nostri cari, proprio per andare avanti nella nostra vita. E allora davvero penso che l'incontro di oggi sia stato utile, perché è un momento di riflessione comune che ci fa pensare, e soprattutto mi rende ancora più consapevole di come sia necessario proseguire sull'attività di prevenzione da parte delle nostre forze di polizia, ma anche prevedendo delle norme più incisive, e perché non arriveremo all'eliminazione, però già diminuire sarebbe già un grande successo. Quindi vi ringrazio, e davvero soprattutto un ringraziamento a coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci per tutta una mattinata, ma credo che sia stato importante per tutti noi. Grazie.